Pellegrin che viene da Roma al Val di Roccia, Val di Roccia, con le scarpe rotte ai piedi, Roccia, Val di Roccia, Pellegrin che viene da Roma con le scarpe rotte ai piedi. Con la fila fuori marco, Val di Roccia, Val di Roccia, all'osteria se ne andò. Buonasera signor Rosse, Val di Roccia, Val di Roccia. C'è una camera per me, di Roccia, Val di Roccia. Come si chiama questo fungetto? Un fungo porcino questo qui. Che guarda da dove viene questo fungo? Questo fungo viene dalla Val Foioi. La Valle di Foioi è una delle valli più ripide e pericolose che esistano al mondo. Il signor Zanzanini, durante la sua gioventù, è stato a Roma. Per 20 anni ha fatto lo stagliere. E poi, coi soldi che ha guadagnato, è ritornato in valle e ha chiesto il permesso di salire nella Valle di Foioi. Ha dovuto costruire tantissime scalinate che salivano su per le rocce fino ad arrivare in cima dove c'erano i prati, dove le mucche potevano poi pascolare. Il sentiero passa tra quelle altissime pareti rocciose, supera boschi assai ripidi e poi entra nella valle fino ad arrivare dove si vedono quei prati verdi laggiù in fondo che erano gli ultimi pascoli sfruttati dal famoso Giuseppe Zanzanini. Famosa scrittura, io Giuseppe Zanzanini di Caveccio fece la strada per passare le vesti bovine fino sull'Alpe l'anno 1833. Quasi 200 anni fa Giuseppe Zanzanini, aiutato dai giovani sposi e da chi non era ancora sposato, ha costruito tutte queste lunghissime scalinate che sono appoggiate alla roccia in maniera quasi incredibile. Non appena tu hai rimasto tardi roccia, all'osteria se ne andò, di Roccella, di Roccella, non appena fu arrivato all'osteria se ne andò. Buonasera signor Rosseva, di Roccella, di Roccella, c'è una camera per me, di Roccella. Questo è il vecchio filo, il cosiddetto bourdon di una volta, e per agganciarlo lì ha fatto persino un buco nel sasso per attorcigliarlo attorno al sasso. Portando sulle mucche 5 all'anno, in 35 anni il povero Zanzanini ha perso ben 39 mucche cadute da queste scalinate. Però questo buco è dove entrava la trave che appoggiava per poi fare la passerella per far passare le mucche. Capite che è un ferro che è stato piantato dentro i tempi del Zanzanini, tutto ferro battuto. Ecco, l'ultima bella scalinata della Valle di Foioi. Splendida, capolavoro. Camera ce n'è una sola, va. E poi, sai che cosa ci sono in quella valle lì? Ci sono delle cascine vecchissime, tutte di sasso. Selva, camera, ce n'è una sola dove dorme lei. Zeta, zeta, I, zeta, Zanzanini, zeta, L. Capolavoro questo.
Il vecchio cancello dello Zanzanini, quello lì. Ti è piaciuta la scalinata del Giuseppe Zanzanini? Hai visto dei leoni? Leoni no, lì. Ma ci sono i lupi. Oh, i lupi sono cattivi. E ci sono anche gli asinelli. Gli asinelli c'erano una volta, gli asinelli, sì. Ci sono le gazzelle. Anche le gazzelle, ma degli animali simili alle gazzelle, che sono gli stambecchi. Stambecchi vivono nelle montagne dove ci sono le rocce quasi perpendicolari e uno di questi, molto potente e forte, viveva vicino alla cascina del Zanzanini sotto uno sprüg, che sono le casette che una volta gli artigiani usavano per mettere il formaggio e per altre cose. La casa dello stambecco. E lì ci sono i ripostigli ancora dove il Zanzanini metteva le sue cose, no? I suoi latticini. E questo qui è il letto del nostro grande stambecco. L'esemplare eccezionale, guarda lì. Anche i suoi escrementi denotano che è qui da tanto tempo questo signor stambecco. E facendo quei gesti ci indica che noi non dobbiamo stare qui, che questo è il suo terreno, lo sprü è il suo rifugio. Quindi noi ci dobbiamo andare, lentamente magari, ma ci dobbiamo andare dal suo posto. Tantissimi! Tantissimi di banane? Cioè, no, di banane no, di castagne. Mi piacciono le castagne. Di faggio. Cos'è il faggio? Il faggio è una pianta che cresce in montagna, che diventa grande, grande, grande. Così grande? Sì, così grande il faggio. Dall'altra parte della valle ci sono cresciuti proprio sulle pareti quasi verticali diversi abeti bianchi, che sono piante che possono campare tantissimi anni, da 300, 500 e anche 1000 superarli, anche molti anni più del nonno. E nella valle dei fiori ci crescono anche i funghi. Bel porcino fiorone. Questo bel porcino che ho portato stasera e che stasera ci mangiamo. Che bello. Questo qui nel risotto. Che bella questa storia. Racconta ancora? Adesso fai la nanna, te la racconto domani mattina. Perché? Chiudi gli occhietti che vediamo un po' se dormi. Che faccio adesso? Adesso mi racconti? Adesso ti racconto. Sono alta.